Io ringrazio il Nod al Molin per l'iniziativa di questa sera e per avermi chiesto di coordinare questa discussione. Ollo l'ha fatto bene a ricordare i 5 anni di storia che abbiamo alle spalle. E sono 5 anni in cui il mondo intorno a noi è cambiato. Ed è cambiato radicalmente, forse non come ci auguravamo cambiasse. 5 anni fa anche la scelta di costruire la nuova base al Dal Molin nasceva negli anni della guerra globale, nasceva negli anni di Bush, negli anni in cui gli Stati Uniti avevano l'illusione di rispondere ai problemi della globalizzazione soltanto con l'esercizio della forza militare in giro per il mondo. E invece gli ultimi 3 anni sono stati gli anni della crisi, di una crisi che passo dopo passo ha rivelato essere una crisi sempre più di sistema, non una crisi congiunturale, non un passaggio, non una crisi semplicemente economico-finanziaria, ma una crisi che mette in discussione i fondamenti su cui negli ultimi decenni un intero modello di sviluppo è stato costruito. Ed è una crisi che, con l'incedere del tempo, mostra aspetti sempre nuovi. Gli aspetti che abbiamo visto accelerare in questi ultimi mesi, in quest'estate, un'estate dove dalla crisi economico-finanziaria, dalla crisi ambientale ed ecologica, la crisi delle materie prime, la crisi dell'alimentazione, la crisi delle risorse fondamentali su cui è organizzata la vita umana, si è passati direttamente a una crisi che investe la stessa sovranità politica, cioè l'idea stessa che le comunità umane, le donne e gli uomini possano politicamente governare il sistema economico. La cronaca di quest'estate, ma anche soltanto le ultime ore nelle borse, nei mercati finanziari di tutto il mondo, ci dice come ci sia il primato di una logica, la logica della rapina, la logica dell'appropriazione di ciò che è comune da parte del capitalismo finanziario, che va prima e oltre qualsiasi tentativo di governare la situazione. E la manovra contro la quale questa mattina centinaia di migliaia di persone, di donne, di uomini, di lavoratrici, di lavoratori, di precari e precari, di studenti sono scesi in piazza in tutta Italia in proporzioni inedite. Credo che molti di noi da Venezia sono partiti, da Vicenza per Venezia sono partiti oltre 30 pullman per la manifestazione che c'è stata questa mattina a Mestre, una manifestazione come non si vedeva da decenni nei nostri territori. La tensione, la determinazione sociale che c'è nella risposta a questa manovra dicano come sia diffusa l'indignazione in questo paese e anche in queste nostre città, in questi nostri territori del Veneto, rispetto a una manovra che ha un segno preciso al di là delle chiacchiere e al di là dei proclami che si leggono sui giornali. Il segno di una pesantissima macelleria sociale, il segno del trasferimento continuo e permanente di quote rilevantissime della ricchezza che tutti e ciascuno di noi ha contribuito a produrre, di una ricchezza che è comune, che è frutto di un meccanismo sociale, diffuso, allargato, di produzione sociale, verso la speculazione finanziaria. Quando proprio invece le dimensioni della crisi richiederebbero un grande intervento di politica fiscale radicalmente rinnovata proprio nei confronti della finanza e della rendita. Quando le dimensioni della crisi richiederebbero un intervento straordinario di ridistribuzione sociale della ricchezza, di ricostruzione intorno ad un nuovo welfare, intorno al tema del reddito per tutti e per ciascuno, di una nuova dimensione della ricchezza sociale, intorno al concetto stesso di beni comuni che l'esperienza del Nod al Molin ha anticipato un dibattito che in Italia è una conquista culturale prima ancora che politica, che in Italia è arrivata anni dopo nella propria esperienza. Bene, tutto questo non sta accadendo, ma non mancano anche dei segnali positivi. I segnali positivi nell'anno che abbiamo alle spalle sono stati quelli di una straordinaria messa in movimento, rimessa in movimento della società, di spezzoni di società,
le mobilitazioni a difesa dei propri diritti contrattuali e della propria dignità di lavoratori di Pomigliano, non a caso alle porte di Napoli, di Mirafiori, il fatto che migliaia e migliaia di studentesse e studenti, di precari della ricerca, nel corso dell'autunno si siano mobilitati contro la riforma Gernini e contro la distruzione del sistema dell'istruzione e della formazione pubblica, le donne che sono scese in piazza il 13 febbraio, anche loro a difesa della dignità innanzitutto. Questa messa, straordinaria messa in movimento della società italiana, che ha prodotto risultati significativi che abbiamo visto in quello che abbiamo definito la tempesta che si è scatenata in occasione delle consultazioni amministrative, del voto nei comuni della primavera scorsa e nel voto dei referendum poi il 13 di giugno. Due passaggi importantissimi in cui abbiamo visto come fosse possibile invertire una tendenza, in cui fosse possibile mettere in discussione l'esistente, in cui fosse possibile aprire lo spazio alla speranza e alla costruzione di laboratori in cui le passioni, le idee, l'indignazione, la rabbia di tante e di tanti si potessero anche tradurre in tentativi di costruire effettivamente alternativa sociale e politica al tempo stesso. Ecco, questo è il tema con cui vorremmo partire nella discussione di questa sera con Luigi De Magistris e con gli altri ospiti di questa serata. Il voto di Napoli, quel risultato in cui pochissimi avrebbero scommesso soltanto alcune settimane prima, che ha portato all'elezione a sindaco di Luigi De Magistris, dimostra come l'indignazione possa anche tradursi in conquista di una maggioranza sociale che è anche maggioranza elettorale, come un'esperienza di rifiuto sociale di alcune scelte, del livello intollerabile di privilegio, di corruzione che il sistema dei partiti, il ceto politico ha ormai raggiunto, possa tradursi in cambiamento reale. E credo che tante e tanti stiano guardando in queste settimane, in questi mesi a Napoli, come a un possibile laboratorio politico di un cambiamento che si sperimenta sul governo locale. L'altra questione che a Luigi, ad Antonio, a Ezio vorremmo porre è quella di come in una situazione drammatica come quella che la crisi ci consegna, di fronte alla pesantezza dell'attacco che le condizioni di vita, di reddito, i beni comuni stessi vivono ogni giorno, nessuno possa considerarsi autosufficiente. Noi abbiamo, l'esperienza del Dal Molin ha insegnato, noi abbiamo fortemente creduto, senza farne un'ideologia, ma praticandolo giorno per giorno, nell'autonomia dei movimenti sociali, dei movimenti civici, dell'auto-organizzazione della gente di fronte al sistema politico, al sistema dei partiti. Ecco, ma se noi vogliamo costruire un'alternativa, io credo che più livelli, più piani debbano oggi entrare in gioco. Le dimensioni della crisi, la complessità, la drammaticità dei problemi che abbiamo di fronte non può essere affrontata soltanto da un punto di vista, deve essere aggredita da più punti di vista, deve vedere il contributo di storie diverse, di culture diverse, di esperienze diverse che nel rispetto reciproco si mettano in gioco. È una massa enorme di problemi che abbiamo davanti e che io inizio a porre nella discussione di questa sera a Luigi De Magistris e poi agli altri, ma come diceva il poeta, forse là dove massimo è il pericolo, forse là si inizia a intravedere la strada della salvezza, la strada della speranza che ciascuno di noi può praticare. Sono queste le questioni che inizio a consegnare a Luigi, che ringrazio per la sua presenza. Grazie.